Ed eccoci nuovamente assieme, ben ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura parliamo di terre evolute, il Festival della Bonifica ha preso il via, un festival che coinvolge tutti i consorzi di bonifica. Sentiamo i servizi di apertura del telegiornale. Giuseppe Romano, presidente di Ambi Veneto. Terre Evolute Festival della Bonifica, una manifestazione realizzata, nasce dalla collaborazione tra i consorzi di bonifica del Veneto con l'Ambi Veneto e l'Università degli Studi di Padova, un lavoro di sinergia che inevitabilmente deve guardare al futuro. Quali sono le sfide che la bonifica si troverà ad affrontare nel futuro? Allora, la bonifica è sfida, nel senso che anche organizzare questo festival per noi è stata una sfida, pensiamo di averla, non dico vinta, ma insomma sulla buona via. La sfida che noi ci immaginiamo per il futuro è quella, da un lato, di vincere o di dare maggiore sicurezza idraulica a questo territorio, un territorio fragile dal punto di vista ambientale e idraulico, ma dal punto di vista economico importante. Da un altro lato, dare quella, non dico tranquillità, ma quella maggiore capacità alle imprese agricole, quindi al territorio agricolo, attraverso un utilizzo dell'acqua diverso, ma che consenta di continuare ad avere quelle DOP, quelle IGP e quelle promozioni, quei prodotti promozionali importanti che sono per noi i prodotti agricoli in Veneto. Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto. Direttore, cosa vogliono dire i consorzi di bonifica alla cittadinanza, cosa vogliono raccontare con questa manifestazione? Il festival è un momento importante che abbiamo voluto mettere in campo come un'iniziativa all'interno del più grande contenitore della settimana della bonifica. In realtà è un contenitore rivolto ai cittadini attraverso delle formule nuove, molto spesso diverse da come siamo abituati a confrontarci, magari con le porte aperte agli impianti idrovori, con visite guidate. È un momento di coinvolgimento, l'obiettivo è uno solo, aumentare la consapevolezza da parte dei cittadini e renderli più vicini alle attività di consorzi per poterle capire. Capendo quello che i consorzi stanno facendo e che da anni realizzano sul territorio, si riesce anche a comprendere come la nostra regione si è evoluta, si è cresciuta ed è diventata oggi una regione importante. L'attività del governo dell'acqua è l'elemento che guida le nostre attività. Questo è in realtà uno dei più grandi obiettivi che ci siamo posti con l'iniziativa del Festival. Elisabetta Novello, curatrice del Festival Terre Evolute, docente dell'Università di Padova, qual è la posizione dell'Università su questo evento, professoressa? L'Università coglie l'occasione per entrare in contatto diretto col territorio, quindi terza missione per quanto riguarda l'Università di Padova è quella di uscire dall'Accademia e dialogare con il territorio, con i rappresentanti del mondo politico, del mondo accademico e con gli stakeholder. L'idea è questa, appunto, attraverso 5 simposi dedicati a diversi temi, tutti con pari livello di rilevanza per gli argomenti trattati, cercare di presentare le questioni che attualmente sono di maggiore attualità, quindi il rischio idrogeologico, l'uso della materia organica in agricoltura, il turismo culturale e anche l'aspetto legislativo che ovviamente non va trascurato. Abbiamo programmato 5 tavoli tecnici che da novembre ad oggi hanno lavorato con altre università d'Italia per produrre un documento programmatico che sarà presentato all'apertura di questi simposi e che sarà il punto di partenza appunto per questo dialogo comune con gli stakeholder e i rappresentanti degli interessi locali. Beh, assolutamente un ringraziamento va al governatore Luca Zaia per aver messo nei grandi eventi della Regione Veneto questa iniziativa, che è un'iniziativa di assoluto prestigio per il territorio, per tutto il territorio veneto, che un secolo fa, precisamente 97 anni fa, aveva con un congresso proprio in quel di San Donà di Piave dato le basi e messo le basi per una progettazione e programmazione di interventi che tutt'oggi fa di questo territorio un territorio ricco di bellezze, di economia dal punto di vista sociale e anche turistico, e quindi oggi si rinnova quella sinergia, ma soprattutto quell'impegno che deve essere preso dalla Regione Veneto da una parte, dai sindaci dei territori dall'altra, oggi così presenti in modo massiccio, dalle associazioni di categoria del mondo agricolo e dai consorzi di bonifica, vera sentinella del nostro territorio, per dire cosa? Per dire che ovviamente da questa programmazione fatta un secolo fa si deve anche camminare tenendo conto delle mutazioni climatiche, del valore dell'acqua, della sostenibilità dell'ambiente e quindi di tutti quei
quei processi e quei valori che in questo secolo sono mutati, e quindi assieme all'Università di Padova, ai ricercatori, creare anche le condizioni affinché non si debba rincorrere l'emergenza, ma si possa anche fare programmazione. Un impegno importante che trova anche importanti risorse, come è stato detto, grazie al lavoro fatto in sinergia con il Ministero, dal Presidente Zaia, dagli assessori, da tutta la parte politica della Regione Veneto, che oggi ha messo nelle condizioni anche i consorzi di avere un sacco di progetti da realizzare da qui a breve tempo, proprio per portare a casa tutta una serie di interventi che creeranno programmazione. Quindi un gioco di squadra assolutamente fondamentale, un ringraziamento ai consorzi per questa grande opportunità di interloquire, di creare seminari, convegni, iniziative che in questi giorni faranno ancor più e daranno ancor più qualche segnale su quello che sarà la pianificazione, la programmazione e la salvaguardia di questo territorio per i prossimi 30-50 anni, e non guardando sempre al domani. E a Stadona di Piave, Terre Evolute ha fatto partecipi anche i ragazzi delle scuole per questo grande festival. Sentiamo. Dirigente dell'Istituto Alberti di Stadona di Piave e coordinatore un po' delle scuole del territorio per i vari progetti che si stanno portando avanti, tra cui anche Terre Evolute e Festival della Bonifica. Come sono coinvolte le scuole e gli studenti delle scuole? Bene, buongiorno. Innanzitutto le scuole hanno accettato di buon grado di partecipare a questa importante manifestazione che si svolge sul territorio, perché le scuole vogliono essere sempre più presenti nel territorio. Si svolgeranno, essendo presenti in momenti cruciali, saranno presenti qui nell'infopoint per dare le informazioni necessarie a tutti coloro che ne vorranno avere, saranno presenti e accompagneranno gli ospiti durante i vari tour che ci saranno nei posti importanti della bonifica, saranno presenti poi durante le serate che si terranno in piazza Indipendenza. Indosseranno, li potrete riconoscere perché indosseranno questa maglietta, è una maglietta rossa con il logo del festival, e saranno disponibili a dare informazioni a tutte le persone che lo chiederanno. Ecco, importante supporto dei ragazzi al festival, però anche importante supporto culturale del festival ai ragazzi, perché anche loro potranno assorbire informazioni su questo territorio, su come funziona e alla sopravvivenza di questo territorio grazie alle idrovole e all'azione della bonifica. Certo, sicuramente. Noi abbiamo parlato adesso di cosa fanno i ragazzi per il festival, ma la cosa più importante è cosa ricevono da questo momento di riflessione su un momento della storia importante per il territorio, perché è legato alle emozioni dei loro genitori, dei loro avi, che hanno vissuto con paure ma anche con gioia quella che era la trasformazione del territorio. Quindi entrerà come protagonisti nella storia, perché è la loro storia, è la storia che loro dovranno, alla quale loro dovranno dare seguito. Andrea Cereser, sindaco della città di Stadona di Piave, oggi presentato a tutti l'avvio della seconda edizione del festival Terre Evolute, anche quelle sandonatesi, e soprattutto da qui è partito un grosso progetto di bonifica. Beh, per Stadona è un privilegio sia aver ospitato nel 1922 questo importante momento fondativo, ma anche di progettualità, con il quale progetto insomma noi siamo con i piedi all'asciutto ancora oggi. Al tempo stesso, al di là degli eventi che verranno proposti, che accontenteranno tutti i palati, da chi vuole vedere uno spettacolo a chi ha bisogno di approfondire gli aspetti scientifici, che ne so, sulla questione idrogeologica e del rischio oppure dell'arricchimento di sostanza organica nel terreno, eccetera. Ecco, da questo momento culturale dovrà anche nascere una responsabilità e un impegno, vale per le amministrazioni, vale per le associazioni, quelle di categoria, vale per gli enti, ma anche per i singoli cittadini, di quello che ciascuno di noi può fare per rendere più sostenibile questa sfida che ci è stata lanciata anche di recente da una bambina nel nord Europa e che coinvolge le coscienze ma anche le azioni di ciascuno di noi. Proprio ieri sera erano in 700 per lo spettacolo con Giobbe Covatta al Stadona proprio per il festival Terre Evolute. Giobbe Covatta, questa generazione che ambiente, che pianeta lascerà alla prossima generazione?
Io temo che per la prima volta nella storia dell'umanità, che è una storia che viene da lontano, questa sarà la prima generazione a lasciare un pianeta peggiore alla successiva. E di questo ce ne dovremmo fare carico, insomma dovremmo in qualche maniera farci una piccola riflessione, perché se continuiamo a immaginare che tutte le nostre priorità attengano al PIL, attengano al prodotto interno, attengono al consumo del territorio, attengono. Prima o poi finisce, non si può fare. Su un pianeta finito non si può andare avanti all'infinito. Come giustamente diceva all'interno dello spettacolo, il mondo gira anche senza l'umanità, ma questa umanità che responsabilità in questo momento, che responsabilità ha in questo momento verso questo pianeta? Ma guarda, ha una responsabilità grossa, la responsabilità si porta sul carico del fatto che lo sta cambiando e qui sta cambiando il pianeta, però detto questo il pianeta gira. Per cui è suicida come sistema, no? Perché è tagliare il ramo dove stai seduto sopra, ma fare una stronzata, poi l'albero continua a vivere, sei tu che caschi di sotto, ma l'albero senza un ramo ma continuerà a vivere. Per cui insisto, il pianeta continua a girare, ci vorranno 200 milioni di anni, 400 milioni di anni perché una volta che abbiamo sfasciato tutto il pianeta ritrovi un suo equilibrio. Il pianeta 400 milioni di anni ce li ha a disposizione. Io credo che, fammi vedere, io non credo che ce la possa fare. C'è tempo per tornare indietro prima di questi 6 gradi ulteriori? Secondo me sì, secondo me c'è tempo, non ne vedo la volontà politica, mettiamola così, ci sarebbe il tempo. Ci sarebbe il tempo di cambiare completa, di fare una rivoluzione industriale totale. Però come dicevano lo spettacolo, gli introiti del petrolio sono superiori al PIL mondiale, per cui io non credo che quelli che gestiscono tutti quei soldi siano disposti ad abbandonare il loro business per il benessere di te che mi stai guardando lì a casa. E per cui o andiamo da quelli, li pigliamo a schiaffi e gli diciamo bello, e se no se li lasciamo fare quelli vanno avanti per i fatti loro come vogliono. Per cui c'è bisogno, tanto per capirsi, c'è bisogno di consapevolezze e c'è bisogno di cultura, cultura intesa proprio nello specifico, nel senso che noi continuiamo a fare, esatto, a capire il problema, noi continuiamo ad avere delle visioni ideologiche del problema, ma non è così. Io non sono per i termovalorizzatori, però c'è da dire una cosa, che se noi continuiamo a produrre monnezza da qualche parte la dobbiamo mettere. Allora, siccome la plastica, mo può fare un esempio, no? La plastica, di tutto quello che noi raccogliamo nella differenziata della plastica, il 50% è riciclato, l'altro 50% va in discarica. Allora, o costruiamo delle discariche enormi dove mettere tutta sta roba, oppure troviamo delle soluzioni. Tra le soluzioni ce n'è una, che secondo me è la madre di tutte le soluzioni, basta non usare la plastica. Ma se continuiamo ad usare la plastica dobbiamo anche pensare a dove cazzo metterla una volta che l'abbiamo usata. Allora bisogna sedersi tutti intorno a un tavolino e dire, decidere che vogliamo. Vogliamo continuare a vivere così? Nessuno ce lo impedisce. Ma dobbiamo essere consapevoli che se continuiamo a vivere così, fra due generazioni chi si è visto si è visto. Vogliamo garantire ai nostri nipoti o pronipoti la sopravvivenza? Allora ci dobbiamo mettere a tavolino e stabilire come stanno le cose.
Cambiamo decisamente pagina, andiamo a Portogruaro e parliamo del campione dello sport e di calcio, Bergomi, dall'oratorio alla Coppa del Mondo. Con il Portogruaro Calcio si è voluto dare un impulso ai ragazzi proprio per permettere loro di affrontare le sfide della vita proprio attraverso lo sport. Sentiamo il servizio di Lauro Nicodemo. Al russolo di Portogruaro oggi una importante iniziativa per i 100 anni dalla nascita della C Calcio, con la presenza di un grande campione del nostro paese che all'età di 18 anni ha vinto in Spagna il campionato del mondo calcio, Giuseppe Bergomi. Un romanzo è venuto a presentare assieme ad Andrea Vitali, che dal titolo e dai contenuti un po' particolari, Il mio romanzo di formazione, è un romanzo che riguarda la sua vita nei primi 18 anni, quando frequentava l'asilo, le suore, e quando frequentava l'oratorio ed era seguito fondamentalmente dalla famiglia. Un percorso di carattere educativo a dimostrazione, soprattutto rivolto ai giovani, che per diventare grandi campioni c'è bisogno di serietà, di impegno sia allo sport, ma prima dello sport viene la formazione, viene l'educazione, viene un percorso di vita, perché solo attraverso un percorso di vita, attraverso i riferimenti fondamentali che sono di una comunità, che sono di una società complessa come oggi, si possono ottenere dei importanti risultati. E oggi qui a Portogruaro, appunto, con Giuseppe Bergomi abbiamo l'esempio forse più importante, ma un esempio soprattutto positivo per i nostri giovani, perché troppe volte magari il calcio non sempre dà questi segnali, però oggi a Portogruaro abbiamo proprio questa importanza e questa importante testimonianza che viene spiegata proprio ai giovani, ai ragazzi che hanno incominciato questo percorso nella C Portogruaro, che sono anche fortunati questi bambini, questi ragazzi che hanno questa esperienza nei 100 anni della nascita della C Portogruaro. Luca Curtarelli è andato a Motta di Rivenza per incontrare il patron della Liventina Calcio, che ha vinto il campionato con ben 2 giornate di anticipo. Ci troviamo qui al campo sportivo della Liventina, con noi il vicepresidente della Liventina Calcio Amatori di Vino Pane. Allora, voi avete vinto, questa sera avete festeggiato, ma il campionato l'avete già vinto due partite in anticipo, no? Ecco, una squadra che negli ultimi anni è sempre arrivata o prima o seconda, insomma, siete sempre riusciti ad avere delle prestazioni importanti. Allora, soddisfazione innanzitutto di vincere anche questo campionato. Sì, siamo arrivati quest'anno a vincere il campionato con 2 giornate di anticipo e con un gruppo fantastico. Diciamo che l'anno scorso eravamo arrivati secondi, però avevamo vinto sia l'andata sia il ritorno con la squadra che poi ha vinto il campionato. Ci siamo detti dobbiamo rivedere un attimo di dove possiamo migliorare, e quindi con questi accorgimenti, con la conferma del mister, che comunque nel nostro caso fa la differenza, Gianmario Maccan, abbiamo messo quegli accorgimenti che ci hanno permesso poi alla fine di arrivare quest'anno a 2 partite prima della fine del campionato ad essere primi. Sì, questi che sentite sono i ragazzi che giustamente meritano tutta la soddisfazione che stanno manifestando in questo momento. È un gruppo fantastico, sono orgoglioso di far parte di questo fantastico gruppo, e diciamo ci siamo riusciti, il gruppo si è rinforzato e il prossimo anno ci riproporremo per essere ancora quelli da battere, insomma, diciamo.
questo è quello che mi sento di dire. Allora, quest'anno avete vinto il campionato, una bella soddisfazione, ho visto anche qualche personaggio che io conosco che ha giocato anche insomma a certi livelli, che fa parte della vostra squadra. Soddisfatto di questa prestazione? Assolutamente sì, è fondamentale il gruppo, fondamentale il lavoro che abbiamo fatto, perché abbiamo ragazzi che hanno sotto i 35 anni e ad esempio abbiamo un capitano che ne ha 53, quindi secondo me fondamentale riuscire a creare questo gruppo, l'unione di 35 persone non è poco, e riuscire a spaziare proprio facendo giocare tutti non è facile. Un modulo importante, però secondo me la cosa fondamentale è l'unione che c'è su questo gruppo, perché la voglia di aiutarsi, sappiamo che il rapporto umano è fondamentale, c'è gente che ha bisogno di stare in gruppo proprio per superare tanti problemi che possono essere familiari, che possono essere al lavoro, che possono essere anche di sport. Quindi secondo me questa unione porta a un risultato che non ha precedenti dentro e fuori il campo. Infatti abbiamo visto, ho visto un po', cioè il gruppo è importante, è molto coeso, è molto compatto e sicuramente ha fatto la differenza. Certo, sicuramente la voglia che c'è proprio di aiutarsi è quello che determina, non solo secondo il mio punto di vista in un ambito sportivo, anche nell'ambito lavorativo oppure anche proprio di comunità. Questo è un vantaggio che noi abbiamo perché, ripeto, in una stagione che è comunque formata da allenamenti, da sforzi, da tante partite anche, riuscire a girare tutti senza creare tensione nel gruppo è fondamentale, anzi proprio la voglia di aiutarsi. E sembra che ci sei riuscito. Sì, sì, possiamo dire di sì. Adesso è arrivato il momento di festeggiare anche con una serata così. Zoppa invece è arrivato a Oderzo per ancora lo sport, ma per la pallavolo, per la pallamano femminile. Domenica ci sarà la finale per lo scudetto proprio a Salerno. Pallamano femminile, finale scudetto, atto secondo, andrà di scena domenica in quella di Salerno. Salerno leggermente in vantaggio, anzi in vantaggio di un incontro grazie a quella vittoria sul finale di un punto, ma nel quale l'Oderzo ha fatto bella figura, ha lottato. Come vi presenterete all'appuntamento con Salerno? Con noi coach Alessandro Cavallaro, coach della Mechanic System Oderzo. Buonasera. Ci presentiamo agguerite più che mai. La partita gara 1 persa di un gol naturalmente ci sta stretta, la squadra ha fatto una prestazione veramente di livello alto. Giocare due gare così importanti di un certo livello non è una cosa da tutte le squadre. Infatti ho parlato con le mie ragazze, ho cercato anche di rincuorarle, ma di ricaricarle al punto giusto, perché Salerno è una squadra che gioca bene, ha tanta esperienza, ma è pur sempre una squadra fatta di persone e possono essere battute da questa squadra. Non avete nulla da perdere, per cui date il massimo in questo appuntamento di domenica, la speranza chiaramente di allungare la serie e arrivare a martedì. Sì, infatti cercheremo a tutti i costi di allungare la serie, ce la metteremo tutta, stiamo cercando di organizzare anche tatticamente cose nuove per mettere naturalmente in difficoltà una macchina così rodata come il Salerno, che è dal 2004, che è anche a momenti alternati vince scudetti ed è presente anche a livello internazionale. Diciamo che il tuo avvento in panchina al posto di Neve Andreasi, cioè nel finale, nel corso dei playoff, è stato fondamentale, soprattutto nella vittoria contro il Brixen, è stata la vittoria che ha dato il là a questa stagione. Sì, diciamo che sono stato fortunato da un punto di vista, diciamo, perché magari lì ci fosse stata, diciamo, una partita giocata male, magari forse il tracollo era vicino, invece no, ci siamo rimboccati le maniche, le ragazze hanno capito il momento, la società è stata vicina e allora lì è stato, diciamo, quel momento che ha fatto scattare qualcosa in tutti quanti noi
e quindi anche consapevoli di essere di una squadra forte, unita e che ancora può dare tanto a questo campionato. L'appuntamento è in diretta domenica sui canali di Sport Italia. A partire dalle 17 ci sarà la finale, secondo turno, tra Salerno e Mechanic System Oderzo. Adesso Vinicio Scortegagna, scatti dal territorio, fotoreporter. Grazie Vinicio Scortegagna, grazie a voi tutti. Vi ricordo la diretta alle 20.30 a Castelbaldo, Masi, Porto Gruaro per l'incontro appunto di calcio in diretta alle 20.30 sulla nostra rete. Grazie a voi tutti, ci risentiamo con le altre news, rimanete con noi, alla prossima.